Consiglio Superiore della Magistratura. Il reato di clandestinità paralizzerà le procure. Comporterà la totale paralisi di molti degli uffici giudiziari l'introduzione del reato di clandestinità. Ad avvertire delle pesanti ripercussioni negative è la sesta commissione del CSM nel parere al pacchetto sicurezza approvato all'unanimità. Oltretutto, sottolineano i consiglieri, la nuova norma non appare idonea a conseguire l'intento di evitare nel nostro paese la circolazione di stranieri entrati irregolarmente. Ma non sarà solo il reato di clandestinità a pesare sugli uffici giudiziari, anche le diverse norme del pacchetto che prevedono inasprimenti sanzionatori o nuovi reati e su cui il giudizio di merito è positivo. Sgominato il clan Bollaro, Portici, città sotto giogo. La città di Portici, 60.000 abitanti, era completamente sotto il giogo del potentissimo ed egemone clan camorristico dei Bollaro, che da anni imponeva il pagamento del pizzo a commercianti ed imprenditori, senza risparmiare nessuno, per finanziare con il ricavato il traffico e lo spaccio di sostanze stupefacenti, in particolare cocaina. Imponeva il pagamento del pizzo a tutti, perfino ai fiorai nel cimitero, il clan Bollaro, egemone nella città di Portici. Sgominato la scorsa notte dai carabinieri del comando provinciale di Napoli con l'arresto di 32 persone. Intercettazioni. Camera, il governo pone fiducia. Il governo pone alla Camera la questione di fiducia sul disegno di legge in materia di intercettazioni. Lo ha annunciato nell'aula di Montecitorio il ministro per i rapporti con il Parlamento Elio Vito. Alle 16 avranno inizio le dichiarazioni di voto sulla fiducia. A seguire, nelle giornate di giovedì e venerdì, saranno esaminati gli ordini del giorno e quindi si terrà il voto finale sul provvedimento che dovrà passare al Senato. Riparte la produzione industriale, ma il PIL sprofonda al meno 6%. Il prodotto interno lordo italiano nel primo trimestre è calato del 6% rispetto allo stesso trimestre del 2008 e del 2,6% rispetto al trimestre precedente. Lo comunica l'Istat, che ha corretto la stima preliminare diffusa a maggio, secondo la quale il calo tendenziale era del 5,8% e quello congiunturale del 2,4%. Per gli approfondimenti e tutte le altre notizie entra in TG24 nel sito www.tg24.dimidove.it. Buona visione!